Volevo ricordare alla ministra, ex ministra Azzolina che molti anni fa, io ero ragazzetto, e le vaccinazioni, l'antipolio e l'antivaiolosa sono state decisive per il nostro paese per recuperare una situazione drammatica. Cioè il vaccino non è la prima volta che Allora lo mettete l'obbligo vaccinale, sperimentiamo Sisto, allora mettete l'obbligo vaccinale. anche nelle scuole, no, completo, completo, anche nelle scuole il vaccino è stato decisivo, proprio per noi eravamo bambini. Quindi, ecco, passato il tempo della improvvisazione senza spartito dai banchi a rotelle, al fine processo mai, ecco, questo è un governo che in qualche modo ragiona. Quindi non si può, con una sorta di atteggiamento vintage, andare a riprendere delle scelte che si sono rivelate assolutamente sbagliate. Quindi almeno ammettere che ci sono state delle scelte sbagliate, per carità, tutti possono sbagliare, ma dire che i vaccini da soli non bastano. E certo, ci vuole il senso civico della distanza, la mascherina, questo lo sappiamo, ma proprio nelle scuole i vaccini abbiamo già avuto testimonianza che sono stati assolutamente decisivi. Quindi mi sembra un po' sminuire la politica del governo, di questo governo, che Sisto, invece, a mio avviso, per per quel quanto riguarda la momento. copertura degli insegnanti, perché i bambini ancora non hanno dai 12 anni in sotto Ma l'obbligo voglio dirti, vaccinale, lì ne intanto riparleremo che poi quando ci posso rispondere arriveremo. per un attimo, Sì. ho sentito dire che i vaccini non bastano. Io volevo ricordare come storicamente vi è una smentita a Certo. questa affermazione derivante proprio da due campagne vaccinali fondamentali, quella contro la poliomielite e contro il Sì. vaiolo, che invece hanno visto proprio i bambini direttamente interessati. Tutto qua. Sisto, io sono una persona che crede profondamente nei Nei vaccini. vaccini e l'ho sempre detto e ribadito e mi sono anche beccata tantissime minacce dai Novax. I vaccini da soli non bastano, non ho detto che i vaccini non bastano, ho detto che da soli non bastano perché lei mi insegna che oltre ai vaccini oggi ci sono delle regole che vanno rispettate, sono il distanziamento e l'uso della mascherina. A scuola il distanziamento non è più obbligatorio a partire da settembre 2021. E prima lo era, siccome ci sono tantissime classi in DAD, ci sono tantissimi contagiati, io ho detto Vaccinare. semplicemente che tagliare il personale scolastico e togliere il metro di distanza non è stata una misura geniale, perché si parla di prevenzione che va mantenuta a maggior ragione nelle Tra l'altro la scuole dobbiamo dove mantenere appunto abbiamo anche noi 30, vaccinati. anche Ma 30 neanche persone per vaccinare però. classe, è un ragionamento di buon senso. Ma neanche pattinare era una cosa ragionevole. No, Vabbè, comunque amen, allora. è andata, va È bene. andata, è andata. Allora, volevo sentire un attimo.